In questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo fermare. Non dico bombardare, fare la guerra, fermarlo. I mezzi con i quali si possono fermare dovranno essere valutati. Fermare l'aggressore ingiusto è lecito, ma dobbiamo avere memoria pure, eh? Quante volte sotto questa scusa di fermare l'aggressore ingiusto, le potenze si sono impradonati dei popoli e hanno fatto una vera guerra di conquista. Una sola nazione non può giudicare come si ferma questo, come si ferma un aggressore ingiusto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata l'idea delle Nazioni Unite e là si deve discutere e dire: c'è un aggressore ingiusto? Sembra di sì. Come lo fermiamo? Soltanto quello, niente di più. Secondo, le minoranze. Grazie della parola. Perché a me parlano, ma i cristiani, i poveri cristiani, davvero, e soffrono. I martiri, e sì, ci sono tanti martiri. Ma qui ci sono uomini e donne, minoranze religiose. Non tutte cristiane e tutti sono uguali davanti a Dio, no? Fermare l'aggressore ingiusto è un diritto che l'umanità ha, ma che anche è un diritto che ha l'aggressore di essere fermato. Perché non faccia del male. Io sono stato poco tempo fa col governatore del Kurdistan. E lui aveva un pensiero molto chiaro sulla situazione, come trovare soluzioni, ma era prima di questa aggressione ultima. E la prima domanda la ho risposta. Io soltanto sono d'accordo nel fatto che quando c'è un aggressore ingiusto venga fermato. Eh sì, io sono disponibile, ma credo che posso dire questo. Quando abbiamo sentito con i miei collaboratori questa situazione delle minoranze religiose e anche il problema in quel momento del Kurdistan che non poteva ricevere tanta gente. È un problema, si capisce, non poteva, no? E cosa si può fare? E abbiamo pensato tante cose, no? Abbiamo scritto ma prima di tutto un comunicato che ha fatto Padre Lombardi a nome mio. Dopo questo comunicato è stato inviato a tutte le nunziature perché
sia comunicato ai governi. Poi abbiamo scritto una lettera al segretario nazionale, al segretario delle Nazioni Unite. E tante cose e queste, e alla fine abbiamo detto ma inviare un inviato personale, Cardinale Filoni, e alla fine abbiamo detto e se fosse necessario, quando torniamo dalla Corea possiamo andare lì. Era una delle possibilità. Questa è la risposta. Sono disponibili. In questo momento non è la cosa la cosa migliore da fare, ma sono disposto a questo.